Molti democratici europei speravano in questo grande risultato dell'HDP, che non è solo il partito curdo-turco, ma anche qualche cosa di più. E poi naturalmente tutto quello che è accaduto ci ha fatto un po' dimenticare questo. Però partiamo da un assunto. I turchi con questo Erdogan lo votano, è vero o no? Lo votano sì, è un risultato in chiaroscuro quello delle elezioni, nel senso che ci sono delle note molto positive, il fatto che l'HDP abbia comunque superato la soglia di sbarramento, che è una soglia al 10%, la più alta del mondo, fatta tagliata su misura contro la possibilità di un movimento politico di ispirazione filo-curda, ma bisogna essere molto ampi nelle definizioni perché l'HDP non è un partito etnico, è un partito democratico che nasce in Kurdistan e che ha le sue radici lì, ma che non si pone come interlocutore esclusivamente dei curdi. C'è questa soglia di sbarramento molto elevata che era molto difficile per l'HDP superare, soprattutto perché dobbiamo ricordare che con Tasso siamo arrivati alle elezioni con gli attentati di Ankara del 10 ottobre, con tutti i morti che sapete, e con l'HDP che a 20 giorni dalle elezioni del 1 novembre prende la decisione di sospendere qualunque evento di campagna elettorale, qualunque comizio, qualunque evento pubblico per evitare ulteriori stragi, sapendo perfettamente che l'obiettivo delle stragi di Ankara erano appunto i militanti dell'HDP. Le bombe, ricordiamo, sono scoppiate nello spezzone del corteo formato dai militanti dell'HDP, e quindi un partito che scompare dalla scena, dall'arena politica a 20 giorni dalle elezioni. Nonostante questo, seppure per un soffio, l'HDP è riuscito a superare quella soglia di sbarramento veramente elevata, e questo è sicuramente un ottimo risultato. Dall'altro lato, Erdogan ha comunque la maggioranza assoluta, può governare da solo, cosa che si augurava, il motivo per cui sono state alla fine indette queste elezioni, perché il risultato del giugno scorso aveva restituito un Parlamento in cui Erdogan non aveva la maggioranza assoluta e quindi avrebbe dovuto cercare accordi con qualcuno degli altri partiti. Ma altra nota che io non vorrei dimenticare, non ha comunque la maggioranza necessaria per procedere alla riforma della Costituzione senza cercare alleanze. Certo, questo è molto importante ricordare perché molti nei commenti i giorni dopo dicevano appunto questa cosa che non è esattamente precisa. Ecco, allora, sono diverse curiosità, cose che secondo me va bene, vale la pena diciamo approfondire. Quello Garippa alla fine diceva che molta gente non ha potuto votare perché pezzi di città sono state svuotate. Quindi sono migliaia di voti che davvero non sono arrivati, persone che non sono arrivate a votare. Poi, quel giorno io proprio a Lige, non ricordo fossi tu, però proprio a Lige e in tutti quei paesi avete visto nelle immagini che c'erano dei seggi, insomma, in luoghi di montagna abbastanza remoti, e che erano difficili da raggiungere perché spesso i militari bloccavano le strade con scuse tipo c'è un ordigno, questo e quell'altro. È successo anche da altre parti, no? Allora, partiamo da una considerazione. E dove siamo stati noi come giuristi democratici, dove è stato anche Ivan, dove c'erano gli osservatori italiani? Sono zone, il distretto di Diyarbakir essenzialmente, sono zone bulgare in cui le urne hanno restituito un risultato che ha visto l'HDP ai 95, 97, 99%, e quindi in cui in realtà il rischio di brogli era, a mio parere, in definitiva molto basso, perché fare dei brogli che abbiano qualche risultato nel cambiare la bilancia del voto vuol dire sostanzialmente sostituire tutte le schede. Insomma, quello che invece si è visto è stata una intensa attività volta a rendere il voto molto defatigante per le persone. E la prima cosa che è successa è stata che per questioni di sicurezza non meglio precisate, molti seggi dei paesi, dei piccoli villaggi, delle colline intorno alle cittadine sono stati dislocati nelle cittadine di riferimento. Per esempio a Lige votavano, che è una cittadina di circa 20.000 abitanti, votavano non soltanto i residenti di Lige, ma anche tantissimi residenti dei comuni intorno che sono stati costretti a muoversi fino a lì per raggiungere il seggio elettorale, che non è cosa da poco, perché sebbene si tratti di un territorio comunque benestante, non tutte le famiglie hanno la macchina e le persone si sono organizzate con pulmini e
tenete presente che lì il voto è vissuto come un atto di militanza assolutamente. Abbiamo visto la signora anziana, la signora motoria, è il perfetto simbolo di questa, cioè lei nonostante le enormi difficoltà, tenete presente che tra l'altro dove votava quella signora non era neanche a piano terra, cioè lei si è fatto un piano di scale portata a braccio dai parenti sulla sedia. E avete visto anche un'altra scena interessante secondo me, quella di tutte quelle signore col velo bianco che si ammassavano davanti a una porta. Quella è perché le persone dei vari villaggi si organizzavano per venire tutti insieme, per cui dentro una certa scuola magari c'era il seggio dedicato al villaggio X, arrivavano tutti insieme con la carovana di pulmini e si ammassavano tutti quanti davanti perché votavano appunto tutti nello stesso momento.